vedono passare le macchine. Chi? Chi? I carabinieri. Ah, sono lì? Sono lì lassù. Ah, mi sono la macchina. Sono qui a Sant'Orso. Quanto è accaduto questa notte, ieri pomeriggio, è intollerabile. Sono veramente arrabbiato. Nonostante gli appelli che abbiamo fatto, le ordinanze di PCM che ci sono, si sono creati assembramenti, ma non solo assembramenti, tenendo comportamenti responsabili, ma si sono state scene da teppismo. Queste cose, ripeto, sono intollerabili in una città come la nostra, dove c'è un senso di responsabilità e una comune civile convivenza. E allora, sia ben chiaro, io non sono disponibile a tollerare questi comportamenti, andremo fino in fondo e andremo a punire anche alcuni responsabili. Però non ci fermiamo qua. Qui c'è anche un altro tema e mi rivolgo anche ai genitori, perché questi erano tutti ragazzi e non sono i ragazzi di nessuno, sono i nostri ragazzi. Qui dobbiamo essere anche più severi e intervenire anche in modo deciso quando sappiamo che sono i nostri figli a comportarci in questo modo. Questa notte non solo c'è stata un'adunanza, ci sono stati atti di teppismo, hanno rotto, divelto giochi per i bambini. Questa mattina c'erano dei bambini avviliti per quello che hanno visto, sembrava di essere fuori da uno stadio con i fumogeni, i botti fino alle 2 del mattino. Bene, queste cose non sono tollerabili nella nostra città. Quindi ci comporteremo di conseguenza, saremo molto più determinati e molto più presenti e decisi. E poi non voglio che magari si interviene anche con delle punizioni esemplari e poi ci mettiamo a piangere perché sono dei bravi ragazzi. No, sono stati degli sciocchi, hanno tenuto comportamenti sbagliati. So benissimo che poi nel mucchio ci sono quelli che magari si lasciano trascinare, però queste cose non sono più tollerabili.